Gesù rese di pietra il suo volto. Così il testo letteralmente tradotto dal greco per dire questo cammino di Gesù verso una meta, verso una direzione. Gesù non cammina come un vagabondo. Gesù non cammina senza una direzione. Gesù cammina verso una meta chiara, decisa, Gerusalemme. Il Vangelo particolarmente forte di questa domenica ci ricorda come è importante seguire il Signore come colui che guarda appunto verso una meta. Anche noi cristiani camminiamo verso una meta, una direzione. Ancora l'esempio di Gesù ci provoca nell'accettare anche il rifiuto. E pensavo come il rifiuto viene accettato da chi? Da chi è capace di amare, chi è capace di amore, accetta su di sé anche il rifiuto. Non gli importa di essere rifiutato. E Gesù allo stesso modo accetta il rifiuto dei samaritani. Quante volte al contrario invece noi facciamo fatica ad accettare il rifiuto, quasi a volere difenderci, a volere ribadire la nostra posizione, il nostro ruolo. Ancora la seconda parte del Vangelo ci riserva alcuni esempi che dicono la radicalità nella sequela di Gesù. Essere discepoli non è facile, significa mettere in gioco tutta la propria vita. E questi esempi di queste persone che si avvicinano a Gesù per seguirlo ne sono l'esempio. Seguire Gesù significa mettere in conto una precarietà, un'insicurezza. Ancora, non c'è nessuna urgenza che si può mettere prima del Vangelo e di Gesù, nemmeno i propri cari. Seguire il Signore significa guardare avanti, come colui che lavora con l'aratro, se vuole fare un solco non può guardarsi girare indietro, deve sempre avere lo sguardo davanti sul suo lavoro. E così questi esempi ci aiutano a vedere la chiamata radicale nella sequela di Gesù. E penso che tante volte rischiamo di vedere il seguire la sequela del Signore come Suoi discepoli, come qualcosa che ci obbliga, come un peso che non ci fa essere veramente uomini, che ci costringe, che ci obbliga, che ci tiene incatenati. Ecco, invece, lo diceva bene la seconda lettura, Cristo ci ha liberati per la libertà. Appunto, noi siamo stati chiamati a libertà, dice Paolo. Ecco, questo è bello del nostro essere discepoli del Signore. Il Signore ci vuole come figli liberi nel seguirlo e nel mettere in gioco tutta la nostra esistenza, ogni giorno.